Signori, siamo giunti nella natura incontaminata, selvaggia, libera e fiera. Come potete vedere, signori, il set è completo. Stiamo attendendo l'elemento mancante. E poi si procede. Benvenuti e ben ritrovati a tutti gli amici del web, io sono Sig e questo è un nuovo episodio del Tell Me Sig, le mie risposte alle vostre domande, non interrompermi mai. Come vi avevo promesso, oggi ho portato della gente varia sul mio canale, che sono il mio amico Obogul e il mio amico Sam, che già sicuramente avete visto collaborare con me, ma non perdiamoci in chiacchiere e vespe permettendo, iniziamo con le domande. Numero 1, Ryan Leuga mi chiede: Tell me sing. Quindi è una domanda. Cantando. Esatto, è una domanda che va cantata. Okay. Tell me sing. Quale Saiyan vi piace di più? Bella questa. Tema Dragon Ball. Allora, parto io. Saiyan che mi piace di più, indubbiamente, è vabbè, il primo Goku. Cioè, c'è poco da fare, ragazzi. È la classicità, l'epicità, è quasi poesia. È poesia, esatto, cioè qualcosa di inimitabile. Poi sì, anche gli altri sono belli, le varie forme, anche Super Saiyan di quarto livello mi piace, però la prima non si batte. Tu? Bah, allora, io ho sempre, cioè diciamo, mi è sempre piaciuto moltissimo Veget. Quello che in teoria, secondo gli appassionati, dovrebbe essere il personaggio più forte nell'universo di Dragon Ball Z. Esatto. Mi è piaciuto molto perché ha il concept di sia Vegeta che Goku. Quindi diciamo che quel Super Saiyan lì è quello che mi piace di più. Ma la penso anch'io come il buon Sig, perché il Super Saiyan di Goku nella saga contro Freezer non si batte. Però io, per non fare, diciamo, per non pensarlo uguale a lui, Veget. A lei la parola. Allora, anch'io ovviamente il primo Super Saiyan è in assoluto uno dei migliori. Devo dire che mi piace però di più quella forma di terzo livello, o se no anche Bardock Super Saiyan, quello veramente come personaggio. Già Bardock è bellissimo in modalità Super Saiyan. Timebreaker. Esatto. No, è figo. Altra sua versione. Ecco. Andiamo avanti, prossima domanda di Alberto Alberti. Tell me Sig, chi vince a Dark Souls? Voglio, ciao Grandi. Voglio fare una... Allora, scusate, voglio rompere un po' l'ordine. Fai tu, poi fai tu e poi parlo io. Okay. Ah, ok, tu devi essere l'ultimo. Io voglio essere l'ultimo. C'è il discorsone. Allora, per questa volta invertiamo l'ordine di risposte. Allora, chi vince a Dark Souls? Non so se tu ti riferivi a un titolo in particolare. Perché se tu ti riferisci a 2, a Dark Souls 2, a Dark Souls 3, vince lui. C'è un po' con tutto il rispetto per te, Sam, ma non lo batti. Ma bisogna chiarire poi la cosa. Esatto. Se ti riferisci a Dark Souls 1, è combattuta, perché io me la cavo. Tra noi due. Tra noi due, lui, perché lui non gioca. Lui non fa testo. Tra me e lui potrebbe essere interessante. Esatto, sarebbe da fare. Potrebbe essere interessante, perché io ovviamente sono... La leggenda. Esatto. Legend. The Giant. Lui usa la classe OP, io invece ho l'abilità dalla parte mia, non in abismo della classe OP. E quindi... Bon, rispondi tu adesso. Allora, Dark Souls 1, come ha detto lui, sarebbe tra noi due sarebbe bella combattuta. Dark Souls 2, io e Obogul abbiamo fatto, penso, 200 ore di combattimenti tra noi, ed era un combattimento... Vinco io, lui capisce la mia tecnica, vince lui, e continuavamo così praticamente. Dark Souls 3 è stato bene o male lo stesso. Il problema è che penso che sia proprio quello che vorrà parlare, è il lag. Prego. Allora, che dire, hanno anticipato già loro benissimo quello che volevo dire, perciò non introdurrò altri argomenti se non uno, che effettivamente il lag, io ho una build che viene definita da loro, ma anche da tutto il sistema di Dark Souls in generale, la build cancro. Esatto. Mi riferisco a Dark Souls 3 perché è l'ultimo che ho giocato, ho fatto anche la serie. Sì, cioè a me piace rompere i coglioni alle persone, cioè nel senso mi piace esasperarli.
E la cosa che poi dopo a me ho notato almeno è che io fortunatamente riesco a compensare la mancanza di livelli in abilità effettiva, perché effettivamente io, se facciamo un rapido calcolo, sono quello che ha un livello di combattimento più basso rispetto a loro, perché ho meno anime, però comunque riesco a comparare un po' il fatto con l'abilità, ma è perché gioco da quando sono bambino, quindi vabbè, non a Dark Souls, ma ho sempre avuto il joystick in mano, quindi no, l'ho giocato a Dark Souls prima che Miyazaki... nella placenta, avevo già nella testa. Però il discorso è questo alla fine. Io riesco a compensare quello, però sono sicuro che tantissimi avranno questa abilità. Non sono un maestro, ovviamente, voglio mettere le mani avanti. Ecco la prossima domanda di Federico Bonetti. Ah, bella risposta. Tenemi Sig, chi è più forte a COD? Ecco. Allora, mi secca ammetterlo, ma neanche a COD sono io il più forte, quindi ecco. Qua sì, è combattuta, ma fino a un certo punto, perché lui sì, esatto, per carità, loro due sono i migliori, io mi tiro già via, sono sempre terzo, quindi boom. Le uniche sfide che sono riuscito a vincere, che abbiamo fatto in Modern Warfare, erano quelle con le armi strane, tipo lanciagranate, fucili a pompa strani, le armi dei nabbi. Esatto quelle dei nabbi sono bravissimo a usarle. Il resto vincono loro, è inutile. Che ci vuoi fare? Devo aggiungere qualcosa? Non penso. No, abbiamo parlato abbastanza. Prossima domanda di Sebastian Natali. Tell me Sig, preferisci manga o anime? Allora, guarda, io per essere sincero, ma penso anche di averlo già detto, ho letto un sacco di manga, però mi piacciono di più gli anime, mi piacciono gli anime doppiati in non italiano, in lingua originale, perché mi fanno doppiati, cagare. Sono doppiati. Sì. Ecco, cioè, odiatemi, ditemi, esatto, che sono incoerente. Esatto. Ma mi piace capire quello che dicono, non mi piace il giapponese, è una lingua poco musicale, poetica, molto bellissima, molto greve, rude, volgare. Però prego, a lei la parola. Sì, no, allora facciamo un paragone. Allora, anime e manga, potrei benissimo dirvi: vi piace di più guardare un film o leggere un libro? Cioè, il paragone è lo stesso. Per dire, gli anime sono belli perché tu non devi fare altro che sederti, guardare, cioè passivamente tu, diciamo che te li godi di più. È meno impegnativo. No. Il manga però riesce a trattare meglio determinati argomenti, perché non hai fretta di leggerli e non hai fretta neanche di farli, quindi tra virgolette, dal punto di vista del lettore del mangaka, è molto più semplice magari spiegare alcune cose. Quindi se io dovessi scegliere, preferirei il manga, perché mi piace di più immedesimarmi nella situazione e insomma capire meglio alcune sfaccettature che magari nell'anime non vengono ben chiarite. Ma capisco anche le persone che dicono: guarda, l'anime mi piace di più perché è comodo. Sì, comunque io guardo tutti, quindi mi frega un cazzo fondamentalmente. E sì, lei invece? Io sono d'accordissimo con lui, cioè il manga tratta meglio gli argomenti, quindi come nel libro ovviamente l'argomento, tutta la storia è fatta meglio. Però se invece guardiamo a livello anche di costi, proprio l'anime, stai lì, ti fai magari l'abbonamento a Netflix o a Vivid, che è il sito italiano che porta gli anime appunto doppiati, e allora lì abbiamo gratis contro i manga che sarebbero da collezionare, perché io odio leggere le robe su internet come fanno loro. Io proprio non ce la faccio, devo avere il cartaceo. Sì. Quindi dovrei collezionarli, e già ho la collezione di videogiochi. Sì, ho la collezione dietro di Tex. Anch'io. Io avevo anche tanti manga, ma poi sono spariti durante il trasloco, come ho detto. Sì. Già ho la collezione di videogiochi da badarci, quindi se devo anche collezionare i manga non è più finita. Esatto, no. Vengo a vivere qua più sotto. Più che altro non c'è spazio, è vero, esatto. Perché a parte che dopo i manga sarebbe proprio bello quando li hai lì. Esatto, avere tutta la collezione. Però occupano spazio. È un dispendio, perché comunque non è che costano poco. Cioè già se hai tutti Naruto è una mensola piena, Dragon Ball, One Piece, vabbè, Hunter, se poi esatto Hunter. Infiniti come One Piece, che continuano ad andare avanti all'infinito. Finirà fra qualche secolo. Forse. Lui, il mangaka, ha detto che il finale ce l'ha in mente dalla prima puntata, della prima mezzo che fa. Però questi fanno comodo. Io leggo le scan. Il finale ci sta quando avrò abbastanza soldi. Din din. Esatto. Ma ora andiamo avanti. Prossima domanda di Simone Cardelli.
Tell Me Sig in un death match, chi di voi tre sopravvive? Questa l'ho presa perché mi è incuriosito questa domanda. Un death match su un videogioco o nella real life? Il videogioco abbiamo già trattato. Videogioco abbiamo già parlato, quindi focalizziamoci sulla real life. Una scenetta. Potremmo organizzarlo qui adesso. Potremmo fare una scenetta, la facciamo dopo. No. Okay. Io questo. Comunque, un death match nella vita reale, sarebbe interessante. Lui ha un macete, che purtroppo non ho qua. Che purtroppo non ha qua. Perché sennò poteva tornare passa utile. Qualcuno. Ha comprato un macete che è fatto un po'. Cos'è? Non lo so. Niente, vabbè, è andato via. Questo macete è. Cosa diceva Amazon contro gli attacchi zombie? Linea proprio per gli zombie. Line Apocalypse Zombie. Esatto, è un'arma. Sono tutte verdi, fosforescenti, belle. A quanto pare Amazon. Ti mando la foto. Sì, esatto. Così vi farò vedere di cosa stiamo parlando. E Amazon fa questa linea di armi contro le invasioni zombie, no. Molto utili ovviamente, sì. L'ultima invasione zombie sappiamo tutti quando è stata poco tempo fa, no? Esatto. Già. Quindi se lui usasse quel macete potrebbe essere un problema per noi, io armi non ne ho. C'ho un manganello. No, mica il soft air, è rimasto qualcosa. Non ho più niente di niente, neanche ecco. La soft air, quindi. Allora ce la combattiamo io e te, con io ho la katana e un coltello da caccia così, ma vabbè. Ecco. Sarebbe una battaglia tra di loro, io sarei il primo a morire, insomma. Esatto. Vabbè, c'è il nexo. Decimos no al racismo. Esatto. Sono il classico, sono la persona di colore nei film horror. Correggiamo questi errori razziali. No, non è un errore razziale. Andate su Google e scrivete negro. Esatto, e scrivete. Basta fare il razzista. Non è vero, non è razzista, è italiano. Fatto sta che la persona di colore nei film horror è la prima che muore. Quindi voleva dire che facevo il né della situazione. Forse potresti fare la bionda tettona. Cioè, anche quello lì, un classico clip. Anche lei è una che muore spesso. E passiamo adesso all'ultima domanda di questo speciale. Che ce la fa Giorgio Papineschi, se non leggo male, sì, lui. Ciao Giorgio. Allora, Tell Me Sig, gioco Nintendo preferito? Bene. Allora, come sai, a me piacciono molto i giochi Nintendo e faccio sempre fatica a trovare un solo gioco che sia il top, perché io sono fatto così, insomma, a me piace tanta roba e non sono bravo nelle selezioni. Però, guarda, se devo dirtela così su due piedi, penso che la saga di Zelda sia una di quelle che meritano parecchio. A me mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto Ocarina of Time e Twilight Princess, anche molto bello. Però devo ancora provare questo Breath nuovo. Esatto, quello mi ispira parecchio. Che dicono sia così bello e fantastico, però rimedieremo. 100.000 like, si compra la Switch. Esatto. 100.000 like, compro tre Switch e giochiamo in tre. 100.000 like, dategli subito i Big Money. No, datemi like. Preferisco quelli. Allora, okay. Compriamo tre e giochiamo qua in tre. Allora, in mezzo al Wild. Allora 100.000 like. Bon. Tu invece, caro Dio, allora, cioè, nel senso, per me è una domanda abbastanza scontata, perché Pokémon in generale, Pokémon è un brand di punta di Nintendo insieme a tanti altri, ma diciamo che se devo scegliere però un Pokémon, il primo che mi è piaciuto è o giallo oppure anche oro argento e crystal, la seconda generazione. Che sono stati, penso, quelli con cui ho nerdato di più sul Pokémon Color, perché la storia di Ho-Oh, Lugia, tanta roba, quindi Pokémon in generale. Ecco, e lei invece? Allora, anch'io Pokémon è la mia infanzia, però se devo scegliere proprio un gioco Nintendo, Metroid Fusion, per il Game Boy Advance, quello proprio ci ho passato le ore, penso che sia stato uno dei primi videogiochi su cui veramente ci ho nerdato tanto. Tutta la storia che c'è dietro è basata su Scusa, volevo dire una stronzata. No, comunque, tutta la storia che c'è dietro e i poteri che devi prendere, perché perdi i poteri dopo li devi acquistare, cioè veramente gran bella come gioco, mi è veramente piaciuto tanto. Ecco ragazzi, anche per oggi il video finisce qui, ma mi raccomando, se avete altre domande fatemele con l'hashtag TellMeSig qui sotto. E io ringrazio tantissimo i miei amici, che ovviamente troverete i link ai loro rispettivi canali qui sotto in descrizione e nel primo commento. Mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto, che altro dire? Iscrivetevi, cliccate magari anche sulla campanellina per attivare tutte le notifiche del mio canale. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video!